Dal campo sportivo Merendino di Capo d'Orlando, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con la Sisley Football Cup finale della categoria Under 16 Vis Palermo di Mister Demma, che affronta il Catania di Mister Costanzo, una reduce dalla vittoria in semifinale contro i Ragusa Boys, l'altra da quella contro l'Accademia Trapani. Passiamo dunque alle formazioni, partendo dai palermitani: Mazzola, Aiello, Costa, Maniscalco, Agnello, Lonardi, Marsala, Visconti, Livigni, Adelfio, Mauro. Il Catania con Dagada, Purità, Pannitteri, Nania, Merola, Catania, Capuana, Doni, Fascetta, Alongi, Pennisi. Tutto pronto allora per il film del primo tempo, grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello. Dopo 6 minuti Purità sfonda dalla destra, mette il pallone dentro, Alongi gonfia la rete, ma è tutto fermo per presunta posizione di fuori gioco. Questo il nostro rallenti a provare a far luce. Si resta sullo 0-0 al Merendino, quando all'11esimo c'è un calcio d'angolo di Capuana. Arriva Nania che col colpo di testa mette in rete. Se l'è dimenticato la difesa della Vissa Palermo, il difensore rossazzurro sblocca il risultato al 13esimo, calcio di punizione per la Vis, tentativo di trasformazione da parte di Livigni, super Dagada in calcio d'angolo, merita il replay anche questo intervento l'estremo difensore Etneo, quando al minuto 18 Lonardi prova da sinistra ad attaccare l'area di rigore in verticale, il pallone per Visconti, conclusione troppo debole per ingannare Dagada. Minuto 19, rimessa laterale, Visconti cerca la giocata col sombrero, poi Nania manda il pallone alle stelle, vicina al gol del pareggio la Vissa Palermo, quando al 20esimo Longi col tunnel salta Maniscalco, il pallone in verticale, Catania in area di rigore per il raddoppio rossazzurro, la respinta del portiere Mazzola in calcio d'angolo. Minuto 21, che ancora Catania dalla destra incontenibile, salta il diretto avversario, mette il cross al centro per la torsione da parte di Alongi che però manda alto. Minuto 22, ultima occasione, rimessa laterale per Alongi, bella giocata, salta Marsala, calcia ma c'è la deviazione nel calcio d'angolo da parte di Mazzola, si è girato molto bene in area di rigore il calciatore rossazzurro, quando il direttore di gara fischia due volte mandando le formazioni a riposo. All'11esimo decide il gol di Nania, risultato di 1-0 per il Catania nella finale della categoria Under 16 del Sisley Football Cup. Sostituzione per la Vis Palermo, entra terzo per Marsala, 23esimo Adolfi in area di rigore, va a contatto con Doni, forse si lascia cadere un po' troppo, l'arbitro infatti non abbocca e lascia proseguire. Minuto 27, ancora un cambio tra i palermitani, entra in gnoffo per Mauro. Minuto 28, Costa già ammonito, allontana il pallone, si guadagna questo secondo giallo molto zelante il direttore di gara dal punto di vista del regolamento. 0-1 per il Catania, che adesso ha più spazio, Capuano per Merola, Catania ancora la conclusione, la respinta di Mazzola, entra Arena al 33esimo, tocca a Randazzo per Alongi. Minuto 36, Vis Palermo, De Luca per Livigni, continuiamo con i cambi fino al minuto 37, entra Greco per Purità, si torna a giocare al 38esimo, calcio di punizione di Catania, il pallone su Capuana, la respinta nemmeno a dirlo del solito Mazzola, molto attento sia lui che il collega Dagada in questa finale. 41esimo, dalla distanza Delfio, pallone di poco alto sopra la traversa, continuano i cambi. Infatti la Vissa Palermo decide di far entrare Giacone al posto di Visconti al 42esimo, tocca ad Alberio per Merola. Minuto 45, rinvio errato di Mazzola, il pallone è recuperato da Fascetta, poi Catania in area di rigore non riesce a trovare un 2-0 che sembrava fatto, ma è comunque festa per i rossazzurri che si laureano campioni nella categoria Under 16 della quinta edizione della Sisley Football Cup. Noi vi lasciamo alle immagini della premiazione, amici di Wii Sport, come sempre un cordiale saluto e alla prossima. Questo premio per il miglior calciatore è per il numero 4 del Catania SSD. Bravo!